Andiamo adesso in casa Isola Capolizzuto con il direttore sportivo Antonio Galardo. Benvenuto qui su Stadio Radio, direttore, buonasera. Buonasera a voi. E dunque, direttore, dicevamo anche durante la trasmissione, un'Isola Capolizzuto sicuramente costruita bene, ma che in questo momento, come punti, quantomeno in classifica, non è magari in linea con quello che è l'organico. Sì, diciamo che ci aspettavamo qualcosa in più in ordine di punti, perché le prestazioni che stiamo facendo, però in questo momento non sta arrivando il risultato. Però continuando così credo che alla fine i risultati arrivano. C'è anche qualcosa di psicologico nella, diciamo così, nella crisetta dell'isola, nel senso magari si è persa un po' di fiducia perché non sono arrivati i risultati. No, no, la squadra è già oggi, diciamo, abbiamo trovato una squadra giovane che giocava bene a calcio. Noi, c'è stata una grande partita, abbiamo vinto una partita su un episodio sul calcio d'angolo, la partita 2-1, però non è una crisi, perché questo è un campionato d'eccellenza, non ci deve essere crisi o altro. Dobbiamo lavorare e dobbiamo. Direttore, prossima gara sarà in Coppa contro il Sersale, si parte dal 3-1 come passivo. Che cosa chiedete voi alla squadra e poi anche magari in vista della gara successiva di campionato contro un Brancaleone ermetico, visto che è dall'inizio del campionato 5 partite e non ha mai raccolto il portiere del Brancaleone la palla alle sue spalle? Sì, credo che il mister mercoledì farà un po' di turnover, perché poi, come hai detto tu, ci prepariamo per questa partita domenica, che troveremo una squadra costruita per essere nei primi posti. Vedo che ha subito 0 gol, però noi cercheremo di fare la partita come sempre.